Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi voglio portare un video più che altro di ringraziamenti perché sono arrivato a 2000 iscritti sul mio canale. Sinceramente non pensavo di arrivare a 2000 iscritti, però di arrivarci così in breve tempo. Questo vuol dire che i miei video vi stanno piacendo e se questi video vi piacciono ricordatevi come ogni volta di iscrivervi al canale, premere la campanellina e mettere un bel mi piace che non guasta mai. Perché solo grazie a voi sono arrivato a 2000 iscritti ed è solo grazie a voi che mi sono potuto permettere quel gioiellino lì. Infatti questo video lo voglio improntare su farvi vedere le funzionalità di questo multimetro dell'HP super preciso. Colgo l'occasione per rispondere a qualche domanda che ho visto nei commenti. Più che altro non sto dietro a tutti i commenti che mi fate, quindi preferisco adesso rispondere a qualche commento. Tipo, ci sono state persone che mi hanno detto perché non fai più video di riparazione. Allora, non è che non li faccio, è che purtroppo comunque voglio portare sempre cose nuove sul canale. Tipo, avrò aggiustato, penso, dal video della saldatrice, ne avrò fatte 10 di saldatrici fino adesso. Infatti un'altra sta qui. Ma portare sempre lo stesso video non mi sembra una cosa, non mi sembra l'ideale. Voglio sempre portarvi riparazioni nuove e cose nuove. Poi sto improntando gli ultimi video che sto facendo, se ci avete fatto caso, più alla sezione didattica della cosa, anche a sapere il come è fatto un componente, il come funziona, il come si usano gli strumenti di laboratorio, perché ho visto molti commenti di ragazzi che mi chiedono scusa Niki, come si misura la corrente, come si usa il multimetro. Infatti ho fatto il video sul multimetro, lo trovate qui, andatelo a guardare se non l'avete visto, tipo come funziona un potenziometro. Ed anche questo video lo trovate qui. Quindi sto cercando per questo periodo, anche un po' incasinato, sto cercando di fare video in questo modo. Poi mi sono anche iscritto all'università, quindi mi sto prendendo la seconda laurea, quindi anche un po' di incasinamenti miei, diciamo così. Sono riuscito a trovare questo strumento in un'azienda del torinese, la Spin Electronics, che sinceramente ho avuto la sensazione di un'azienda veramente seria. Vi lascio il loro link del sito in descrizione, trovate degli strumenti veramente spettacolari a dei prezzi davvero accessibili e offrono anche un servizio di taratura e calibrazione degli strumenti, quindi dategli uno sguardo che merita. Ma adesso bando alle ciance, andiamo a vedere quel bel giocattolino. Lo strumento sia nel regime di tensioni continue sia in alternate, in resistenza o in corrente ha una precisione elevatissima e anche un'accuratezza elevatissima. Secondo il datasheet leggiamo che in media si aggira su 10 ppm, vuol dire una percentuale di errore alla lettura di 0,001 praticamente, cioè un'accuratezza esagerata. Per quello ho preparato questa specie di setup dove ho messo un voltage standard, vuol dire uno strumento che ci dà una tensione di riferimento molto stabile e accurata. Non è questo il caso, purtroppo. Questo è uno strumento che ho preso usato, ho sistemato, ma purtroppo la sua tensione a piccoli millivolt è un pochino ballerina. Però nelle cifre significative utilizzabili è molto preciso, quindi lo sto utilizzando appunto per questo motivo. Il multimetro che avevo prima da banco, che è un East Tester ET3240 con una precisione di 500 ppm, quindi 0,05, e appunto il nostro HP3457A a 6 cifre e mezzo, mentre questo è a 4 cifre e mezzo. Ma andiamo a fare qualche misurazione per vedere la differenza lettura tra lo strumento HP super preciso e uno strumento rispetto all'HP economico. In questo momento sto erogando dallo strumento del voltage standard una tensione di 1 volt che viene letta contemporaneamente sia dallo strumento ET3240 sia dall'HP. Vediamo che sullo strumento, che diciamo più economico, viene letta una tensione di 0,9992, mentre il multimetro a 6 cifre sta sì leggendo 999 millivolt, ma abbiamo altre 3 cifre che al nostro multimetro di prima mancano, che questo approssima 2, la quarta cifra, mentre in quest'altra situazione abbiamo anche le altre cifre, vediamo variare le altre cifre, e in questo caso qui però diciamo che è una questione anche di rumore o anche di tensione non propriamente filtrata dallo strumento. Infatti se andiamo a mettere per esempio 100 millivolt,
vediamo che lo strumento più preciso, ovvero il 3457, ci dà 100 millivolt punto 074535, le tensioni un poco ballerine. Quindi ci fermeremo a leggere qui, 100 millivolt punto 07. Mentre lo strumento meno preciso, data la sua percentuale di errore, ci dà 100 millivolt punto 04. Ho preparato per questo video anche un altro strumentino che magari ci dedicherò un video sopra, che viene venduto a circa 10 euro più o meno, che sarebbe un voltage reference con 4 tensioni, 2,5, 5, 7,5 e 10 volt. Ma andiamo a vedere se è vero. Per avere una misurazione molto precisa, ho cercato di replicare gli standard che si utilizzano nei laboratori di calibrazione, ovvero umidità non superiore al 70% e una temperatura di 20 gradi. Io ci sono quasi a 20 gradi, quindi poi calcolando che questo termometro costa 50 centesimi dal cinese, quindi non è che sarà molto preciso. Comunque, andiamo a fare la prova. E la prima tensione a partire è la tensione dei 10 volt. Vediamo che lo strumento super preciso ci dice che ho sbagliato la polarità. Ecco. Lo strumento super preciso ci dà 10,0012 più cifra fluttante. Mentre la percentuale di errore dello strumento più, diciamo, economico ci dà 10,002. Che in questo, comunque, a livello di lettura di un multimetro normale, diciamo che un multimetro di questo tipo in volt, quando andremo in 10 volt, le cifre significative saranno minori rispetto a questo multimetro, quindi comunque l'errore flottante non ci preoccupa più di tanto. Ma se già abbiamo 10,00, già possiamo dire che la nostra tensione è precisa. Poi, altra piccola postilla, diciamo così, per calibrare o più propriamente per tarare un multimetro a 4 cifre, per esempio a 4 digit e mezzo si dice, necessitiamo di un altro multimetro di comparazione o di uno strumento che ci invii una tensione di reference, quindi una tensione di riferimento, con una percentuale di errore logicamente minore a quella del multimetro che dobbiamo andare a tarare, ma una visualizzazione, quindi un digit, maggiore rispetto a quello del multimetro che dobbiamo tarare. Come in questo caso, questo multimetro è a 4 digit e mezzo, mentre questo multimetro qui è a 6 digit e mezzo, quindi a 2 cifre in più rispetto al multimetro. Tipo, se andiamo adesso a selezionare la 2,5 volt, abbiamo che questo multimetro c'è la perfetta, diciamo così. Mentre il multimetro preciso, che adesso sono comparse le 6 cifre, perché variano anche in base alla prima cifra, ci dà 2,499964, che comunque, volendo dire, cioè, manca pochissimo proprio per arrivare a 5 volt. Però questo piccolo reference da 10 euro direi che è molto preciso in questo caso. Passiamo a 5 volt e abbiamo 5,001, diciamo che queste due cifre qui non le contiamo, mentre il multimetro con una percentuale di errore in lettura più alta ci darà 5,002, quindi diciamo che potremmo andare a modificare la lettura nel firmware interno per andare a rettificare la lettura come il multimetro più preciso. La 7,5 volt qui è 7,49 e 98, però penso che se si stabilizza un pochino, avendo questa tensione messa tipo per un quarto d'ora, arriverebbe tranquillamente a 7,49 periodico, mentre l'altro multimetro addirittura ci dà 7,501, quindi l'errore di lettura anche in questo caso bisognerebbe correggerlo di nuovo. Poi a 10 volt che abbiamo 10,001 e qui 002, quindi anche questa tensione sarebbe da ricalibrare, o meglio da ritarare. Quindi direi, questa piccola parentesi dello strumentino, che questo strumentino da 10 euro è davvero molto preciso, cioè potrebbe far parte di un setup per il controllo e il test di multimetri. Adesso voglio farvi vedere per esempio la misura di una corrente sempre tramite lo strumento.
tipo in questo caso abbiamo 100 mA.93, possiamo andare ancora a scendere per andare a tarare la nostra misura perfettamente e andare poi successivamente a tarare un altro strumento. Diciamo in fondo che questo video non era né didattico né di riparazione, era più che altro un video di ringraziamenti e un video per farvi vedere il nuovo giocattolo che mi sono comprato praticamente e gli usi che se ne possono fare. Ovviamente nei successivi video lo vedremo molto spesso sul banco da lavoro e molto spesso a darci tensioni precise per la taratura dei nostri multimetri. Infatti un video in programma è quello della taratura di un multimetro fatta come si deve, insomma. E detto questo, direi che per questo video è tutto. Vi ringrazio ancora per i 2000 iscritti al canale e spero di fare un altro video per i 5000 iscritti, poi per i 10000. Sto fantasticando, lo so. E di crescere sempre di più con il canale per portarvi sempre contenuti sempre più belli, sempre più innovativi e sempre più utili. Soprattutto più utili. Vi ricordo, come per ogni video, di iscrivervi al canale, premere la campanellina e mettere un bel mi piace che non guasta mai. Vi lascio in descrizione il sito della Spin Electronics, il datasheet con il manuale e le varie caratteristiche di tutti i multimetri e il link in descrizione delle cose che abbiamo visto in questo video. Ciao e al prossimo video!